colazione che ho portato, ma le comiche con me e Marta non mancano mai. Cosa è successo? Raccontaci. Allora, Marta ha portato un topping, per mangiare i pancake. Dirigi l'attenzione perché... verso il topping. Esatto, il topping assassino è questo qui. Perché io ero sprovvista di topping, ma volevamo far colazione insieme. E quindi ho detto, boh, se hai un topping a casa, portalo, facciamo i pancake. E lei giustamente ha portato il miele, che sa che anche noi adoriamo il miele. Tra mille barattolini vado a selezionare l'unico balsamico. È stato traumatico. Sono io, stavo... dentifricio e schifo. Era orribile. Orribile. Comunque abbiamo... scusate la mia faccia molto, molto ancora mattutina. Comunque abbiamo salvato il tutto con dello zucchero a velo e un buon caffè latte. Tata. Che mostri. No, tocca a me. Ah, tocca a te, scusa. Allora, chi vincerà la partita? Chi vincerà? Ecco, già io. È andata giù Marta. Allora, la mia amica è andata via e per pranzo abbiamo fatto gli spaghetti al pomodoro, col pomodoro quello proprio polpa. Gli ho dato giusto una frullatina perché c'erano dei pezzi giganteschi. E ora pranziamo. Salto temporale, ma ormai siete abituati ai miei salti di ore. Scusate se sono un po' chiusa, ma qua a Torino c'è veramente un sacco di... sbalzi di temperatura, appena avevi il sole fa veramente freddo, per non parlare della notte dove si raggiungono tranquillamente 17 gradi, quindi ci copriamo proprio col piumone, cioè proprio chiudiamo le finestre, fa proprio fresco, cioè tanto fresco. E adesso Federico anche sta dormendo, anche lui non è al top, non è in forma oggi, infatti sta a casa e e quindi niente, li ho pranzato, abbiamo pranzato verso l'una. Adesso sono le 3:30, io ho già i morsi della fame, tanto per farvi capire, ho mangiato un piatto normalissimo di spaghetti al pomodoro, però ho di nuovo fame e andrò adesso a stuzzicare qualcosa. Comunque Fede ha preso la tachi, quindi sicuramente solo un po' di sbalzo di temperatura, niente di grave. Qua c'è Nalina, intanto mi avete chiesto che fine ha fatto perché è un po' che non la filmo effettivamente, però state tranquille perché Nalina è sempre qui con noi. Che fa la ninna sul suo... Sono sotto la coperta perché ho un po' freddo e lei quando vede una coperta in generale è una cagnolina molto cozza e sta sempre attaccata a me, a Ricky, a Fede, insomma lei sta vicino a tutti. Però quando vedo una coperta impazzisce letteralmente, cioè lei vede una coperta non capisce più niente, lei deve starci sopra o sotto, solitamente preferisce sotto. E niente, comunque io direi che ora possiamo andare a spulciare il frigo, a cercare una merenda perché ho fame. È arrivato il momento di spulciare il frigo. Troppa fame, devo ancora lavare i piatti. Alla fine ho optato per yogurtino all'albicocca e poi qualche noce perché ho troppa fame per uno yogurt. Allora, questa volta ho deciso che faccio merenda con voi. Tra l'altro notavo proprio su YouTube in generale che i video MOOC, che poi non ho ancora capito come si pronuncia, se mukbang o mukbang, MOOC mi fa un po' ridere, però piacciono veramente tanto e devo ammettere che certi tipi di mukbang mi rilassano abbastanza. Anche io quando non vado a cercarli apposta, però sapete, no, la home a volte me li propone, diciamo degli youtuber che seguo già di solito, se li fanno li guardo volentieri. Sono molto carini.
anche se effettivamente non si sa mai come comportarsi, perché è un po' brutto parlare con la bocca aperta, cioè non mi verrebbe naturale. Però questo yogurt qua l'ho preso al Krai, e penso sia della marca Krai perché non c'è scritto altro, e non ho letto che era in pezzi. Io non amo lo yogurt in pezzi, prendo sempre il vellutato, quello normale. Amo quelli della Yomo, sono i miei preferiti in assoluto. Poi mettono sempre dei gusti troppo buoni. Però ero di fretta, ho preso i primi due al Krai che ho visto, che costavano meno, anche perché il Krai è un supermercato abbastanza caro, quindi quando vado lì, che è il più vicino a casa, prendo solo cose in offerta, quindi... l'hanno offerta questo, ho preso questo, non ho proprio letto che aveva i pezzi, vabbè. Fa niente. Da bambina mi sarei rifiutata, adesso non mi va di sprecare. Anche perché Ricky non mangia yogurt, Fede se vede i pezzi non lo mangia. Ci sono solo più io. Assaggiamo queste noci, che sono della Lidl, mi pare di averli presi alla Lidl. Ah, carino. No, no, forse sì, si chiude. Si può anche richiudere. Vedete, qua c'è poi una striscia che credo venga via. Scusate il rumore, sta passando un aereo, sì. Si leva questa strisciolina e diventa poi appiccicosa. Sono buonissime perché sono già sgusciate, quindi buone, buonissime. Non è tanto che non mangiamo le noci, forse più o meno da Natale, che è proprio buone. Vabbè, mi ho fatto anche un mukbang alla fine, un pezzettino. Nel frattempo è arrivato Ricky, non so se ve l'ho detto, ha preso anche l'acqua e vai. Adesso sto facendo una doccia e boh, domani ho un esame. Se riesco vi porto con me, così mi fate compagnia. Non vedo l'ora di farmi bucare il braccio. C'è un po'... hanno quel retrogusto un po' amarognolo. Però... piatti fatti, non mi sembra vero. E ora merenda per Federico. Il succo è una briochina. Ieri tra l'altro ho fatto un lavoro enorme su questa cassettiera, in realtà non ho ancora finito, infatti qua sopra c'è ancora un po' di casino, devo finire di capire dove mettere e dove non mettere. Allora in quello centrale vabbè c'è ancora un po' di casino perché poi si è fatto tardi e quindi quello che non avevo ancora sistemato, ma è comunque tutto in ordine, c'è delle lucine ancora di Natale, un portafoglio che ho trovato, una scatola vuota che penso utilizzerò, poi la fodererò e la utilizzerò per mettere le cose poi del bimbo o bimba in arrivo. Però sono molto fiera del primo cassetto, perché nel primo cassetto c'erano tutte le mie scatole, che sarebbero quelle là dell'IKEA, che ho messo lì momentaneamente perché devo assolutamente lavare, quindi le lavo bene e poi le riutilizzerò per Baby Ricky o Baby Robertina. E il primo cassetto, tada, non so se ve lo ricordate, forse ve l'avevo fatto vedere, ma era pieno zeppo di trucchi.
è rimasto ben poco dei miei trucchi, perché tante cose erano da buttare, ho fatto un decluttering, alcune cose le ho regalate alla mia migliore amica, insomma, quindi tanti campioncini non li voglio più vedere, li ho dati via, basta, preferisco far spazio al piccolino o la piccolina. Appunto, vabbè, qui vedete ho messo questa pochette per l'ospedale, cioè giusto per mettere tutto qui, poi vedremo piano piano. Pian piano che arrivano magari i regali o compreremo cose, lo riempirò, e soprattutto se sarà maschietto recupererò tante cose di Fede, quindi laverò, disinfetterò e piegherò tutto bene qui e coprirò con un nylon o qualcosa. Comunque qua c'è il body che mi ha regalato la mia amica dalla Francia, qua ci sono le babbucce che avete già visto nell'altro video, questa è la mia pochette per il ricovero, qua c'è una zanzariera per passeggino che potrà servire poi l'anno prossimo, estate prossima, e qua i miei due libri dei nomi che mi ha regalato Ricky e l'agenda della gravidanza, e poi qui sotto c'è una busta che ho voluto tenere, era di un accappatoio da uomo di Ricky, però è comoda perché ha questa zip e quindi è trasparente anche, quindi si vede cosa c'è dentro. Adesso poi levo questo bollino blu e ci metterò poi tutte le cosine più, diciamo, da tenere pulite, quindi i body, calzine, queste cose qua, per sempre da portare in ospedale. E questo è il primo cassetto, e veramente c'era il delirio prima, quindi sono molto fiera del mio mega lavoro. E nell'ultimo cassetto ho messo tutto quello che è rimasto dei miei trucchi, a parte questa mega palette Kiko che mi aveva regalato appunto Riccardo, e poi in questa scatola ho messo tutte le palette, rossetti, tutto quello che è in più a quello che ho in bagno, perché in realtà quello che uso tutti i giorni è già nel mio portatrucchi in bagno. Però qua c'è delle cose in più, qua ci sono le pochette da borsetta con le cose che utilizzo di più, questo è il puff con i brillantini, questa è vuota, non so ancora cosa ci metterò dentro, pennelli in più che uso meno, insomma questo è, rimarrà penso il mio cassetto perché non saprei dove altro mettere altrimenti. E poi qua ci saranno poi tutte le cose per il cambio, qua sopra svuoterò tutto, niente più lampade, niente più specchio, e ci sarà poi il fasciatoio qua sopra, e qua tutti i pannolini, creme e quant'altro. Oh, che lavorone, però piano piano devo ancora finire di sistemare, non sappiamo ancora se questa cassettiera probabilmente si sposterà, non la lascerò qua perché qua metterò poi la culla del passeggino, quindi, perché questo è il mio lato del letto, quindi almeno saremo vicini, ecco. Quindi questa è più o meno l'idea, poi c'è ancora tanto tempo. Qua c'è Otto il maialotto, ecco, che fa il botto, e adesso arriva anche il terzo e non meno importante, il gioco delle pizza pazza. Allora salutiamo insieme in questo vlog che andiamo a giocare. Ciao a tutti, alla prossima, ciao.